Ciao a tutti, noi siamo Valentina e Alessio e questo è Mi sto viaggiando addosso e oggi riprendiamo il racconto del nostro viaggio on the road negli Stati Uniti. Oggi vi portiamo a Page. Ciao, ciao a tutti e bentornati, come state? Noi speriamo che stiate bene, benvenuti in una nuova puntata del nostro diario di viaggio on the road sulla West Coast USA. Viaggeremo sui ricordi di questo meraviglioso viaggio che abbiamo fatto negli Stati Uniti un pochino di anni fa, infatti ci scusiamo subito per la qualità delle immagini che stanno per andare in onda perché sono effettivamente un po' datate e noterete che anche noi eravamo un po' diversi, ma non tantissimo. E tu avevi ancora i capelli. L'ultima tappa è stato il Bryce Canyon, il cui video potete trovarlo da qualche parte qui sopra. Adesso riprendiamo l'auto e ci dirigiamo verso Page. Lungo la strada, come per ogni road trip che si rispetti, vediamo scorrere immagini di un'America autentica. Case, pascoli, scene di vita quotidiana. A volte il viaggio vale più della destinazione. Finalmente a Page, dove ci accoglie un suggestivo ponte sul fiume Colorado. È una famosa ed imponente diga. La Glen Canyon Dam, veramente enorme. Una fermata era d'obbligo, c'è anche un visitor center proprio che affaccia sulla diga, quindi da cui potrete godere di un panorama, ecco, su questa struttura che è stata costruita tra il 1956 e il 1966, proprio sul fiume Colorado, andando a creare quello che oggi è conosciuto come Lake Powell. Dopo la visita alla diga ed esserci sistemati nell'hotel, partiamo per un'escursione. Andiamo verso uno dei punti più iconici e fotografati di questa parte degli Stati Uniti, l'Horse Show Bend. Spettacolo! È un vero spettacolo, non c'è niente da dire. C'è un breve trekking che bisogna fare a piedi per raggiungerlo ed è qualcosa di eccezionale, non a caso è uno dei punti più fotografati proprio perché fa effetto. È praticamente un meandro del fiume Colorado, poco distante da Page, profondo circa 300 metri, a forma appunto di ferro di cavallo. Uno scorcio molto suggestivo e, manco a dirlo, famosissimo.
troviamo in mezzo al deserto, in mezzo al nulla, ma proprio nulla, 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 nulla. Questa è funga. Questo è un rifugio all'ombra. Adesso vi voglio far vedere il punto di ristoro più vicino. Eccolo qua. Questo è il punto di ristoro e questa è tutta la strada che bisogna fare al ritorno. E ora la chicca. Avviciniamoci a funga, perché dicono che qui c'è uno scenario mozzafiato. Per riprenderci dalla fatica dell'escursione e a riprendere anche tutte le calorie perse, decidiamo di andare a mangiare in un buon ristorante messicano. Non siamo poi così distanti dal confine con il Messico e pensiamo che questo sia il luogo giusto per gustare la cucina messicana. Io sto ancora digerendo il burrito che ho mangiato. Era un burrito gigantesco. Dopo ci dirigiamo verso l'Antilope Canyon, anche questo uno dei luoghi più visitati di questa parte d'America, in territorio Navajo. Infatti è visitabile soltanto prenotando tour guidati appunto da guide locali, da guide Navajo. Mi ricordo che ci hanno caricato su delle camionette, siamo andati in mezzo al deserto così sterminato, solo sabbia e sole, incredibili, in mezzo all'avventura selvaggia, in mezzo al nulla, incredibile. Sì, molto, molto wild. L'Antilope Canyon è uno slot canyon, ovvero un canale lungo, stretto e profondo, con alte pareti a picco sui lati, una delle attrazioni turistiche, come vi dicevo, più visitate degli Stati Uniti sud-occidentali. Esso si è formato nel corso di milioni di anni attraverso l'erosione dell'arenaria da parte di acqua e vento.
proprio al ritorno dall'escursione all'Antilope Canyon succede qualcosa di imprevisto. Ci coglie una tempesta di sabbia. La mia prima tempesta di sabbia. Mai vista una cosa del genere. Alessio ha perso anche il cappello in quell'occasione. Aveva comprato bello. Un cappello bellissimo a San Francisco. Infatti, se tornate indietro a vedere i vecchi video, noterete che ho un cappello con la scritta San Francisco e da questo punto in poi il cappello non c'è più. Ci ha abbandonati. Io ho una teoria e secondo me la perdita di quel cappello mi ha fatto perdere i capelli. Perché secondo me ha segnato un punto in netto. Ritorno. Esatto, esatto. La gita al tour all'Antilope Canyon, ma si è alzata una terribile tempesta di sabbia, non so se si vede dal finestrino, veramente veramente violenta, infatti fa quasi paura. Speriamo che non sia qualcosa di più, non si vede niente, cioè la visibilità è bassissima, ci sono solo le piante che si agitano al vento. Alessio ha perso il cappello, poverino, e insomma ora non so che cosa ci conviene fare. Vedi, non riesce a volare neanche l'uccello. Ci prova ma viene sballottato dal vento. Terribile. Stavo cercando di fuggire da questa violentissima tempesta di sabbia, che non so se si vede con la telecamera, ma proprio alzato tutta la sabbia del deserto. Infatti ce la siamo mangiata, ce l'abbiamo nei denti, nei capelli, nelle mutande, ovunque. E io ho perso il cappello. Ah, adesso ho perso il cappello che gli piaceva tanto, il cappello che avevamo comprato a San Francisco. Dalla camionetta che ci ha riportato al parcheggio dove c'era la nostra macchina, ha iniziato a sollevarsi un vento assurdo e improvvisamente la visibilità si è ridotta, cioè non vedevamo niente, non si vedeva niente, proprio pochi centimetri riuscivi a guardare e poi era tutta sabbia. Tanto che mi ricordo che tu, quando il cappello ti è volato via per il vento, hai provato Sì, ma a un certo punto mi sono fermato perché, non riuscendo più ad avere punti di riferimento intorno a me, ho detto se continuo mi perdo, quindi sono tornato indietro il prima possibile e addio cappello. Comunque però è stata una cosa assurda, innanzitutto improvvisa, così si è scatenata da un momento all'altro e poi mai vista, cioè non ci aspettavamo una roba del genere. E quindi si è alzata tutta questa sabbia, ma poi la cosa è continuata per ore. Tanto che abbiamo aspettato un po' in macchina che scemasse un po', comunque diventasse una roba un po' più gestibile. E poi abbiamo deciso di affrontare questa cosa, perché sennò rimanevamo là, e di ripartire verso nuove avventure, di cui vi parleremo nella prossima puntata. Perciò restate sintonizzati se vi piace l'America, se vi piacciono i road trip, perché nella prossima puntata vi porteremo niente po' di meno che alla Monument Valley, altro luogo straiconico degli Stati Uniti. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un bel like, pollicione all'insù, e iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella, così rimarrete aggiornati ogni volta che uscirà un nuovo video. Inoltre, se questi viaggi vi appassionano, se insomma volete dirci qualcosa, anche solo salutarci, se volete commentare, magari ci siete stati anche voi o avete vissuto anche voi un'esperienza come la tempesta di sabbia, volete insomma raccontarci, ecco, come avete vissuto l'America, beh, fateci sapere tutto questo e molto altro qui sotto nei commenti, perché questo è tutto spazio per voi e noi non vediamo l'ora di leggervi. Ed ora vi lasciamo ad una carrellata di foto di questa tappa del nostro viaggio e vi diamo appuntamento al prossimo video. Stay tuned, restate sintonizzati, a presto! Ciao!